Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale. Oggi parleremo di un plugin all'interno di Keequalk della Overloud, un plugin molto caro ai chitarristi. È il TH3, una versione ridotta del THU. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo la nostra traccia di chitarra. Che adesso andremo a personalizzare. Solitamente le chitarre tendo a dargli sempre questo colore. Tasto destro, carica icona, guitar. Andiamo ora a caricare il TH3. Per poter utilizzare il TH3, semplicemente inserirlo come plugin all'interno di una traccia audio, selezionate sulla traccia audio il vostro ingresso, cioè l'ingresso a cui la chitarra sta entrando all'interno della vostra scheda audio, e abilitarlo. Il TH3 si presenta così, alla parte sinistra con i bank sulla parte superiore e i preset sulla parte inferiore. Sulla destra invece abbiamo le componenti, quindi andiamo per categorie: amplificatori, cabinet, overdrive, distorsori, odor, un volume. Sulla parte superiore invece abbiamo, oltre che il settaggio, la parte dedicata al MIDI per poter programmare eventualmente abbiate una pedaliera effetti, le automazioni, un manuale, info, l'Overloud è una software house italiana, la sezione master, la sezione live, l'accordatore per la chitarra, il mute, i BPM, se si suona sotto host o sotto DAW, una sezione di output, dove possiamo regolare il nostro livello d'uscita, e un looper, dove possiamo registrare i nostri loop e poi, durante la nostra sessione, eseguirli. Andiamo a vedere come poter utilizzare il TH3. Possiamo usare i classici preset, scegliamo il preset, doppio clic. Possiamo scegliere di ridimensionare le nostre finestre, cliccando eliminiamo quelle che sono le barre laterali e andiamo a sentire. Do una risoluzione maggiore per poter eventualmente fare una piccola correzione. Passiamo al livello. Sentiamo senza. Un altro settaggio che possiamo andare a fare è quello di allontanare o avvicinare il nostro microfono al cabinet per dare un effetto prossimità, oppure spostarlo. Andiamo a sentire. Per allontanare il microfono è sufficiente posizionarsi sul microfono, cliccare il tasto destro del mouse e allontanare o avvicinare il microfono. Abbiamo anche la possibilità, clic sul tasto destro, proprietà del cabinet. Qui possiamo scegliere il tipo di microfono da applicare al cabinet, l'ambientazione, filtri, passa alto e passa basso, i gain dei microfoni. Per attivare il secondo microfono è sufficiente aumentare il gain. Un rear mic, che fa sempre parte dell'ambientazione del suono, e la rotazione a 45 gradi dei microfoni. Andiamo a sentire con un secondo microfono. Possiamo inserire delay, cliccando sul tastino rosso qua in alto andiamo a sincronizzare, invece che in millisecondi, il tempo in battute. Andiamo ad esempio ad aggiungere un flanger.
tutorial è tutto, vi ringrazio per averci seguito. Se avete delle domande scrivetele nei commenti, mettete un like se vi è piaciuto, condividete, attivate la campanellina, alla prossima!